Buongiorno, ben ritrovati. È l'ora della nostra diretta. Anzitutto attendo qualche attimo perché le persone riescano a connettersi. Aspettiamo un attimino, qualche attimo ancora. Bene, vedo che cominciate piano piano a connettervi. Ben arrivati. Anzitutto questa è domenica, ma è una domenica speciale. Sappiamo che oggi è la festa della mamma e quindi partiamo facendo gli auguri a tutte quante. Alle nostre mamme e a chiunque sia diventata mamma. Attendo ancora qualche attimino. Voglio anche dirvi che, intanto che aspettiamo, che siamo riusciti, e siete stati bravissimi in questo, a convincere Vincenzo a fare la diretta sul pane con lievito di pasta madre. Quindi la settimana che sta arrivando sicuramente incontrerete anche Vincenzo. Sapete che è molto timido, non gli va molto di mettersi davanti a uno schermo e quindi avete fatto un ottimo lavoro, lui che sicuramente non lo voleva fare. Bene, cominciamo. Oggi parliamo della dermatite, che è uno stato infiammatorio della pelle. Cioè, la tisana che ho portato, che non è proprio una tisana, scrivetemi che cosa state bevendo voi in questo momento, che sia tisana, che sia un aperitivo, quello che volete, scrivetemelo, così lo condividiamo insieme in questo nostro salotto virtuale. Io stavolta ho portato, scusate, ho dimenticato di attaccare il microfono, lo faccio ora, quindi probabilmente la mia pelle la sente, la mia pelle, oddio, dermatite, la mia voce adesso la sentite un po' meglio perché ho attaccato il microfono, perché questo fiore, questo bel fiore che ho di fianco a me, serve sicuramente per dare un po' di colore che, come vedete, a me manca un po', però anche perché così ci attacco il mio amato microfono, così non lo tengo addosso, ma se non lo attacco al telefono non ha più la sua funzione. Cosa ho portato oggi da bere? Vediamo se qualcuno di Lumen indovina. Guardate, di solito è una bevanda che divulga floriana. Vediamo se vi viene in mente che cosa sto bevendo, se qualcuno riesce a indovinare. È frizzantina, leggermente acida, un pochettino dolce, sembra una bevanda fresca e rinfrescante. Sto parlando del, vediamo, del kombucha. Floriana è la mia cara spacciatrice di kombucha. Mi sta cercando anche lei di coinvolgere, a fare una diretta per parlarci delle bevande probiotiche che citeremo anche durante questa diretta, perché è uno dei rimedi che viene utilizzato anche in caso di dermatite. Questo cos'è? È una bevanda che viene fatta attraverso la fermentazione di uno scooby, si chiama, una fermentazione che dura alcuni giorni, di questa kombucha, di questa parte che viene chiamata la madre, che viene fatta fermentare nel tè nero o tè verde, ma poi vi spiegheremo tutto in modo approfondito appena riesco a convincere Floriana, che è sorella di Vincenzo, e mentre Vincenzo in realtà non ha problemi a mettersi davanti a uno schermo, Floriana la sto trascinando e piano piano lavoro i fianchi e ve la porterò. Quindi scrivetemi cosa state bevendo, io intanto bevo il mio kombucha. Benissimo, oggi parliamo di dermatite. La dermatite è una problematica della pelle molto diffusa. Mentre alcuni giorni fa abbiamo parlato di eritema, quindi questo arrossamento della pelle, adesso parliamo della dermatite. Che cosa significa questo nome, questa parola? E sta a indicare in modo generico uno stato infiammatorio della pelle. Come lo si riconosce? Attraverso il fatto che la pelle diventa arrossata, è irritata, potrebbe produrre gonfiore e anche prurito. Non soltanto, quando il dermatologo diagnostica una presenza di dermatite, sa benissimo che a seconda delle cause che la generano, possiamo avere ulteriori manifestazioni, quindi desquamazioni, vescicole, bolle, addirittura erosioni o anche delle croste si possono formare sulla pelle. Ma quali sono le cause? Allora, normalmente le cause non sono così note della dermatite. Possono esserci fattori esterni, quindi legati ad allergeni, prodotti chimici o prodotti irritanti, ma anche prodotti interni, una reazione interna legata a fattori infiammatori. Adesso andiamo a fare un veloce escursus sui vari tipi di dermatite, poi proviamo a vederne anche la visione analogica e i possibili rimedi. Se parliamo di dermatite, iniziamo dalla dermatite seborroica.
la possibilità che si produca, ossia i possibili motivi per cui si producono questi tipi di dermatiti, possono essere legati a un abbassamento delle difese immunitarie, a una secca, da soprattutto secchezza ed esquamazione. Se parliamo degli adulti e se le individuassimo per esempio nel cuoio capelluto, allora potremmo parlare di forfora. Se invece parliamo di bambini, potremmo parlare della crosta lattea. E quindi ci sono varie manifestazioni della dermatite seborroica. Ne abbiamo anche un altro tipo di dermatite, che è la dermatite da contatto, ossia la pelle tende ad esquamarsi, c'è cioè un eritema, un rossore, ma anche delle vescicole. Ma a che cosa può essere legato la dermatite da contatto? Da un punto di vista di osservazione, anche da un punto di vista diagnostico, può essere legato al contatto con sostanze irritanti, parliamo per esempio di ortiche. Esempio, possiamo parlare di veleno di insetti, che potrebbe essere anche degli insetti che pungono la pelle, alla quale qualcuno è magari particolarmente reattivo. Possiamo anche parlare di irritanti, detersivi, particolarmente chimici o aggressivi. Possiamo parlare anche di detergenti per la pelle, anche allergeni, se parliamo del metallo, molto diffuse, per esempio l'allergia al nickel, per qualcuno anche il cromo. I coloranti per i tessuti che vengono utilizzati. In questo l'Europa e l'Italia tendono molto a essere molto selettivi sui prodotti che vengono utilizzati sui capi da colorare. È anche vero che non sempre riescono a proteggerci dall'utilizzo di prodotti aggressivi o pochi adatti alla pelle, quindi potremmo avere questo tipo di reazione. Un mio caro amico che lavora in un'azienda dove tingono i tessuti, mi ha fatto notare anni fa che tantissime irritazioni alla pelle sono legate ai coloranti che vengono utilizzati e che tendenzialmente non è una cosa alla quale si pensa molto spesso. Detto questo, possiamo avere anche il tipo di tessuto dell'abbigliamento, tessuti sintetici che non fanno respirare la pelle. Possiamo parlare anche di alcuni tipi di farmaci, come qualcuno può essere particolarmente reattivo all'antibiotico o altri tipi di farmaci, erbe, profumi, cosmetici. Quindi queste dermatiti da contatto possono avere davvero tante origini diverse. Proviamo a fare un ulteriore passo. Abbiamo anche una dermatite chiamata periorale, e quindi si manifesta soprattutto sul volto e principalmente intorno alla bocca. La causa di questo tipo di dermatite anch'essa non è nota, ci sono delle supposizioni. Si pensa che possa essere o una complicanza della dermatite seborroica o altrimenti una varietà particolare di rosacea, abbastanza, diciamo, più rara. Quindi può presentarsi anche questa manifestazione alla pelle. Poi abbiamo la dermatite erpetiforme, che normalmente è associato alla presenza di celiachia. Questo ha fatto pensare ai medici che ci sia un'associazione tra l'utilizzo del glutine e la manifestazione di questo particolare tipo di dermatite. Infatti, tante volte basta sospendere l'utilizzo del glutine che questo tipo di dermatite diminuisce e tante volte proprio se ne va. Altro tipo di problematica considerata dermatite, è la psoriasi. Tante volte ho lavorato con condizioni problematiche di psoriasi, la persona presentava anche quel tipo di problema, però io credo che sia un argomento molto vasto la psoriasi, quindi preferisco trattarlo in un'altra puntata. E poi abbiamo il nostro famoso eczema atopico o dermatite atopica. Allora, anzitutto si dice che questa dermatite che produce prurito è cronica e tendenzialmente anche recidiva, sia legata a fattori genetici. Io faccio fatica ogni volta che parlo di aspetto genetico perché tante volte le persone appena sentono questo concetto dicono: allora cosa vuoi che ci faccia io? Non è responsabilità mia, me la devo tenere così. Non è così. Tantissime persone possono essere predisposte eppure non svilupparla. Quindi il nostro stile di vita, il nostro modo di vivere la vita fa la differenza rispetto a tantissime problematiche genetiche. Non soltanto, allora possiamo dire che la dermatite atopica, non atomica, ma atopica, si pensa sia collegato anche a fattori allergici.
chi soffre di asma o altri tipi di allergie tende a sviluppare maggiormente questo tipo di dermatite. Si pensa anche che sia legato a sostanze che inspiriamo, che inaliamo, anche a sostanze che ingeriamo, quindi ci sono tanti aspetti da osservare. È vero anche che alcuni studi hanno messo in correlazione questo tipo di dermatite, che produce anche molto prurito, questo tipo di dermatite con una permeabilità intestinale, della mucosa intestinale. E come già abbiamo detto, per esempio, quando ho parlato dell'addome gonfio, quindi anche del colon irritabile, c'è la possibilità che ci sia una trasmigrazione di alcuni batteri del nostro intestino verso altre parti del corpo e questo può influenzare e forse anche scatenare in modo particolare la dermatite atopica. Detto questo, quindi facendo una carrellata veloce dei vari tipi di dermatiti, a questo punto vorrei parlare però nello specifico della pelle. Da un punto di vista analogico, la pelle viene considerato un conflitto di confine. Voi sapete che la pelle, il più grande organo che noi abbiamo nel nostro corpo, definisce un confine, contiene e confina ciò che sta all'interno da ciò che sta all'interno. Quindi quando abbiamo problematiche di arrossamento, prurito, desquamazione, corrosione, croste sulla nostra pelle, questo è proprio come vivo il confine tra ciò che è mio, tra ciò che sono io e tra ciò che è l'esterno. Possiamo fare delle riflessioni molto interessanti. Provate un po' a pensare, Covid-19, cosa sta succedendo? Anzitutto stiamo utilizzando, non stiamo, tantissime persone stanno utilizzando dei prodotti antisettici, antibatterici, molto aggressivi sulla pelle. E, mi chiedo tra un po' di tempo che tipo di reazione avrà la nostra pelle. Che cosa produrrà? Abbiamo visto che uno degli agenti irritanti della nostra pelle sono proprio dei detergenti e dei prodotti aggressivi. Cosa pensiamo che succederà? Continuare a usare questi prodotti nel tempo? Perché non sono consigliati solo adesso, questi prodotti verranno consigliati ancora per del tempo. Come reagirà questo tessuto chiamato pelle, che ha tantissime funzioni, non soltanto protezione, ma in parte è anche permeabile in parte e quindi ciò che mettiamo sulla pelle può entrare all'interno del nostro corpo. Non soltanto, la pelle definisce anche un confine tra ciò che sono io e ciò che mi circonda. Osservate bene, adesso con questa esperienza del Covid-19 che stiamo facendo, c'è molto l'idea del non mi toccare, mi contamini. Non sto mettendo in discussione le misure che sono state prese per il Covid-19, stiamo soltanto facendo delle riflessioni. Tantissime persone stanno cominciando a osservare l'esterno come un nemico. Non mi toccare, non mi contaminare, stammi lontano. Vedo l'altro come un nemico, ecco, è colpa sua, è colpa dell'altro, ecco quello cosa sta facendo. E questo crea un danno alla nostra struttura. Più andiamo avanti, più lederemo il confine, o lo ispessiremo, o il confine verrà ferito dal nostro atteggiamento. Io so che adesso non si può fare, ma per esempio il contatto fisico, il mantenere un contatto fisico con le persone che avete vicino, magari con le persone con le quali abitate, è fondamentale per mantenere la nostra pelle in salute, che peraltro ha anche una funzione legata alla respirazione, quindi una funzione vitale. E il contatto nella nostra vita fa la differenza. Tantissime persone che hanno problemi di dermatite non amano farsi toccare, non amano farsi abbracciare, non amano dare la mano, ma soprattutto tante persone non amano farsi massaggiare e quindi toccare la pelle. È proprio un problema di confine. Questo è mio e l'altro è tuo, ma questo è mio. Anche questo è un problema di confine, la difficoltà a condividere. Ma c'è di più. Ci sono stati due studi interessanti che vi cito rispetto al contatto. Uno è legato al marasma infantile. Il marasma infantile accade quando un bambino piccolo non è come se cadesse in uno stato di depressione, smette di mangiare e piano piano si lascia morire. Visto che tanti bambini nei paesi dell'est e in America negli orfanotrofi morivano di marasma infantile, hanno attivato uno studio per cercare di capire cosa succedeva. Hanno osservato che a questi bambini piccoli li cambiavano, li nutrivano, c'era solo una cosa che mancava, che era il contatto fisico.
Quindi possiamo dire che il contatto fisico per l'essere umano è vitale, è un nutrimento vitale anche per la salute della nostra pelle. Provate a pensare a un altro studio sulle scimmie. Hanno preso le scimmie, scimmie cuccioli, le hanno messi davanti a una scelta. Da una parte c'era una pelliccia riscaldata, che potevano scegliere di andare proprio da questa pelliccia riscaldata che simulava un po' la mamma. Dall'altra parte invece c'era il cibo e questi cuccioli sceglievano di andare nella pelliccia riscaldata. Vuol dire che non solo per la natura animale, ma anche per noi, il contatto fisico è viene considerato di pari importanza rispetto al cibo. Cosa succede adesso? Provate a pensare, non solo ai prodotti chimici che si stanno utilizzando, non solo adesso le aziende che producono detersivi aumentano sicuramente la quantità di prodotto igienizzante, se volete, all'interno perché sono sostenuti da questo momento legato al Covid. Ma la distanza sociale, che potrebbe anche essere davvero in qualche modo utile, probabilmente, ma cosa produrrà nella nostra vita? Già le persone adesso tante fanno fatica a dar la mano, non riescono più a dare la mano normalmente, ma la danno così, avete presente che non si riesce a dare la mano. Questo dovrebbe farci riflettere. Io credo che dirò una cosa un po' forte, però la penso. Il Covid non ha fatto altro che evidenziare una problematica, evidenziare, mettere la lente di ingrandimento su una cosa che già noi stavamo creando, ossia una distanza tra gli esseri umani. Provate a pensare quante persone usano tutta la tecnologia e conoscono tante persone in tutto il mondo, ma non conoscono il vicino di casa, non lo conoscono. Quante persone hanno creato solitudine, monopiatto, monoporzione, monolocale, quindi un distanziamento sociale era già in atto. Il Covid l'ha soltanto spinto, ce l'ha reso più evidente. Provate a pensare quante persone purtroppo se ne sono andate da sole nell'ospedale. Io so che è una cosa molto forte quello che sto dicendo, ma purtroppo non è altro che qualcosa che come umanità noi stavamo già tracciando e ce l'ha solo buttato in faccia. E quello non possiamo più far finta di non vederlo. Quindi è fondamentale che facciamo delle riflessioni. Io credo che abbiamo la possibilità di cambiare in questo momento, perché l'umanità ha bisogno di cambiare. Il Covid ci ha messo soltanto di fronte alla grottesca distanza che noi abbiamo creato nell'arco del tempo. Vogliamo produrre salute nella nostra vita? Bene, la prima cosa è guardare alla qualità delle nostre relazioni. Quello fa la differenza. Dal mio punto di vista, poi dopo arriva tutto il resto. E quindi quante volte ho tenuto fuori dalla mia vita delle situazioni, delle persone, ho allontanato, ho giudicato e respinto. La pelle paga questa condizione perché è lei stessa che parla di confine. Più il mio confine è rigido, più il mio confine è arrabbiato con chissà chi che devo tenere fuori dalla mia vita, più la pelle lo manifesta. Questo secondo me è un insegnamento che dobbiamo cogliere. Il Covid, per quanto brutto sia stato questo arrivo così tempestivo, inaspettato, che non potevamo immaginarci, possiamo cogliere alcuni insegnamenti. Questo credo che sia uno di quelli. Bene, oltre a questa visione analogica, proviamo a pensare, se ho problemi di dermatite, che cosa posso fare? Allora, sicuramente posso abbassare lo stato infiammatorio interno a 360 gradi. Posso parlare di uno stato infiammatorio da un punto di vista fisiologico, ma ne posso parlare anche da un punto di vista umano. Infiammatorio, infiammazione, calore, sicuramente legato a situazioni tensive, anche a situazioni rabbiose. Quindi come posso lasciarle andare? Posso cantare, posso correre, posso parlare, posso abbracciare. Ho fatto un'esperienza molto forte anni fa che me la porterò per sempre nel cuore. Io sono abbastanza focosa, nel senso che mi capita di arrabbiarmi, di produrre rabbia, e quindi ho litigato fortissimo con una persona. Se avessi potuto tirargli un pugno in quel momento, gli avrei tirato, e ho cercato di spaccare un sistema. Mi sono avvicinata a quella persona arrabbiatissima e l'ho abbracciata. È stato molto interessante perché la rabbia che avevo, che era arrivata da 0 a 10, ero almeno a 9, 10, gli avrei tirato un pugno. A 9, ok, è arrivata, io penso a 2. A 2 in quel momento mi sono forzata a fare l'ultima cosa che avrei fatto in quel momento.
E credo che sia questo che produce salute, cercare di portare pace nella vita. Se parliamo da un punto di vista fisiologico, parliamo di cosa ci aiuta ad abbassare l'infiammazione interna. Cosa ci aiuta? Anzitutto alimentazione antinfiammatoria, e ne abbiamo già parlato, di crema di riso, ricordatevi che il riso integrale contiene la tricina, che è un forte antinfiammatorio. Il miso, il cuzzo, di cui ho già fatto delle dirette Elena Soldi, che sono, hanno anche componenti antinfiammatorie. Possiamo usare l'olio di lino, che è ricco di omega, omega 3, è ricco di omega e quindi abbassa lo stato infiammatorio. Possiamo parlare di cipolle, zuppe di cipolle, le mandorle, che ci possono aiutare in modo particolare. Cereali integrali possono aiutarci in generale. Non soltanto, poi possiamo introdurre anche la famosa biotina, che è la vitamina B8. Dov'è contenuta la biotina? Perché aiuta a rigenerare il tessuto della pelle, è un antinfiammatorio per la pelle questo tipo di vitamina. Ce l'abbiamo all'interno del pesce, sempre del riso integrale, della soia, spinaci, cavolfiori, broccoli, mirtilli. Ci sono tanti alimenti che lo contengono, anche i funghi. Non soltanto, il pesce è un alimento indicato sempre perché è ricco di omega. Togliamo il junk food, tutto ciò che produce calore, proteine animali, soprattutto carne, salumi, latte e latticini, possono aumentare lo stato infiammatorio interno. Attenzione con le spezie. Me lo dico da sola, salute. Le spezie, perché sono dei vasodilatatori, quindi tendono ad aumentare lo stato di calore interno. Lavatevi, non esagerate, perché anche la pelle viene stressata proprio dall'utilizzo dell'acqua. Usate l'acqua tendenzialmente tiepida. Attenzione ai capi che indossate, agli indumenti, quindi cercate di preferire il lino, cercate di preferire il cotone. Se dovete utilizzare degli unguenti, del materiale sulla pelle antinfiammatorio, vi consiglio per esempio la calendula. Tanti di voi la conoscono, fatta antinfiammatorio, così come anche la camomilla. Ma uno dei rimedi più utilizzati e più consigliati è proprio l'aloe. Se avete la possibilità di avere a casa l'aloe come pianta, potete prenderne una fetta, la tagliate a metà, l'aprite, all'interno c'è il gel. Potete utilizzare il gel vero e proprio e quindi lo potete prendere, lo potete applicare direttamente. L'alternativa è proprio comprare il gel, invece gel puro, 100%, senza nessun additivo all'interno. Questo lo potete usare. Fate attenzione anche ai cibi con dentro coloranti, conservanti, questo non vi aiuta per niente. Utilizzate il sole, sapete che attraverso i raggi UV, ultravioletti, è un forte antisettico. Non è un caso che chi manifesta dermatite può avere, e di solito ha beneficio d'estate, proprio grazie ai raggi del sole. Questo è in caso di dermatite. Ma se non avete la dermatite, per favore smettetela di stressare la vostra pelle. Creme di tutti i tipi per qualsiasi ora, la crema notte, la crema della mattina, la crema del giorno e la maschera e quello per struccare. Sapete cosa uso per struccare? Olio d'oliva, prendete il cotone, olio d'oliva e lo passate dove volete, è un fortissimo, è uno struccante. Non avrete più bisogno di altri tipi di creme. Non solo, la pelle va lasciata libera. Di svolgere le sue funzioni. Il pH della nostra pelle, quindi che ha il pH fondamentale per la funzione protettiva, è un pH che va circa da 4,7 a 5,7 come pH, quindi capite anche che ha una componente acida. Ricordatevi che il mantello acido è la chiave per la funzione protettiva. Se il pH, scusate, aumenta, quindi tende a diventare alcalino, perde questa funzione e quindi non riesce più a essere una fonte di protezione e non riesce più ad avere tutta la parte batterica che per la pelle è fondamentale per proteggersi. Quindi che cosa potrebbe produrre? Potrebbe diventare secca, sensibile, ipersensibile, non solo, può essere uno dei motivi per cui produciamo la dermatite atopica. Quando possiamo alterare il pH della pelle? Possiamo alterarlo per gli sbalzi di temperatura e umidità, per i frequenti lavaggi, per lo sporco e l'inquinamento, per gli agenti chimici che vengono utilizzati e anche per i cosmetici a base alcalina. Quindi abbiate rispetto della vostra pelle, non stressatela e se potete, ve lo dico onestamente, non usate niente, lasciate che la pelle si possa esprimere.
Allora, vi dico una cosa un po' forte, a volte lo dico nelle conferenze e rimangono un po' sbigottiti. Parlo della mia esperienza personale. Sono insegnante di rimedi naturali e ogni volta che parliamo della pelle sottolineo che dal 1999 non uso particolari detergenti sulla mia pelle. La mia pelle non puzza perché non bevo caffè se non saltuariamente e solo se bevo caffè sento che comincia a avere odore la pelle e il sudore. Non soltanto. Io non mangiando né carne né pesce, per una mia scelta personale, l'odore della mia pelle non è forte, non è pungente e non richiede nessun tipo di profumazione. Questo cosa significa? Che posso fare la doccia, ma la faccio con l'acqua che lava e che non altera il pH della pelle. Le mie bambine fanno il bagno o fanno la doccia e normalmente non usano detergenti e la loro pelle è bellissima, non abbiamo mai avuto una dermatite, mai avuto un rossore, mai avuto nessun problema. Ovviamente per me è differente per i capelli, che invece devo usare lo shampoo perché non sono riuscita a trovare l'alternativa che vorrei per la pelle e per i capelli, che ho capelli particolarmente secchi e sottili. A differenza di mia figlia, che Caterina, per esempio, fino all'età di 8 anni, l'ho sempre lavata, per esempio, l'ho sempre lavata anche i capelli con l'acqua. Questo perché riuscivo a farlo? Perché i suoi capelli non erano abituati allo shampoo. Quindi potevo lavarli, li asciugavo normalmente, non puzzavano e non erano sporchi, non erano unti. Diverso adesso che ha quasi 11 anni e che con il suo movimento ormonale a questo punto c'è un cambio completo sia a livello di pelle ma anche a livello di capelli. Detto questo, quello che vi dico è: volete idratare la pelle, ne sentite il bisogno? Benissimo, non c'è problema. Potete utilizzare degli oli delicati. Non cercate di rendere un pH più alcalino perché pensate che magari il pH acido non vada bene, perché potreste avere delle alterazioni che non aiutano in nessun modo la pelle, che deve continuare a ripristinare il suo pH più acido. Se vi lavate tutti i giorni con il bagnoschiuma, tutti i giorni col sapone, la mattina la faccia col sapone, tutti i giorni, ok, la pelle non ne gode. Quando facevo attività fisica a livello agonistico, ero in palestra tutti i giorni, facevo la doccia tutti i giorni dopo l'attività e usavo il bagnoschiuma. Mi ricordo che la mia pelle bruciava e prudeva e quindi tutte le volte dopo la doccia mi riempivo di questa crema idratante che compravo al supermercato. Non potevo farne a meno. Ma perché? Il problema non era di per sé della pelle, è che ogni volta l'aggredivo, io però dovevo correre ai ripari. Quindi questa è la mia esperienza personale. Chi vuole sperimentare può provare alcuni giorni a non utilizzare detergenti particolari e vedere che cosa succede alla propria pelle. Bene, detto questo, spero di aver detto tutto sulla dermatite. Se avete delle domande, scrivetele. Se avete fatto delle esperienze particolari, scrivetelo, così possiamo condividere e supportare anche chi si avvicina per le prime volte a questo modo di vedere la salute. Non soltanto, ieri c'è stato un evento molto bello. Davide Pirovano sulla sua pagina ha fatto una visualizzazione guidata, bellissima. Se avete voglia, quando riuscite, andate ad ascoltarlo e provate a farvi questo viaggio dentro di voi, perché l'abbiamo fatto ieri sera e è fortissimo, ve lo consiglio. Non soltanto, il giorno prima invece c'è stato questo convegno interessantissimo sull'ansia e la depressione fatto dal dottor Lorenzo Del Moro, Milena Simeoni e il dottor Alberto Donzelli. Se qualcuno non l'ha ancora visto, andate a vederlo perché su tanti aspetti vi illuminerà, vi darà tanti dati che non avete. Detto questo, noi ci vediamo insieme martedì mattina alle ore 11. Ci sarò io e parleremo di ipercolesterolemia. Condividi il video, metti like, commenta, di pure la tua opinione. Se sapete che qualcuno magari non ha Facebook, ma gli può interessare una di queste dirette, sappiate che sul canale YouTube di Lumen le stiamo postando tutte, le stiamo mettendo tutte. Quindi un forte abbraccio, ci vediamo martedì, domani non ci sarà nessuno di noi e vi auguro ancora una buona domenica e una buona festa della mamma. A presto, ciao!